forgiati nell'altro mondo, sei tesori egli possiederà. Sopra la sua testa la corona vedrà ogni cosa, e in occhio aperto sarà la rovina del genere umano. E quindi egli cavalcherà sul mondo, e lì i quattro saranno uniti in uno, e cinque saranno le armate del fato. Allora il mondo saprà che l'ultima guerra ha avuto inizio. Con l'arrivo della fine emergerà un bambino. La rabbia sarà il suo cibo e il sangue il suo vino. Dalle terre conquistate emergerà un campione. La malattia sarà la sua rovina e la sua salvezza divina. Il figlio di un re sarà il prescelto. Si crocerà nel potere e glorioso sarà il suo nome. E con la fine dei tempi, il vecchio cadrà per mano del nuovo. Salve a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Storia dal Vecchio Mondo. In questa puntata, rispondendo all'appello di uno dei nostri ascoltatori, ci dedicheremo alla storia del cattivo più cattivo di tutti, ossia Archaon Everchosen. Il brano che avete sentito prima altro non è che l'ultima parte delle profezie di Necrodomo il Pazzo, o meglio conosciuto come Gaspar Battista Necrodomo, autore del libro della Divinazione Celeste. Chi è Archaon? Se vogliamo dare una definizione di Archaon, Archaon altro non è che la persona, l'individuo che ha posto fine al mondo di Warhammer. Arrivo subito alla fine del libro perché è importante capire il personaggio di Archaon. Archaon è il sesto ed ultimo dominatore della fine dei tempi. Tuttavia, prima di raccontarvi nel dettaglio la storia di Archaon e di come ha portato al crollo del mondo di Warhammer, bisogna fare una piccola premessa, partendo da molto 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 lontano. Dovete sapere che quando i cancelli del caos sono collassati, quindi il caos per la prima volta ha invaso il mondo di Warhammer, gli dei del caos fin da quel momento hanno avuto il pallino fisso della sua distruzione. Gli dei del caos, a differenza magari degli dei degli orchi o piuttosto delle altre divinità degli elfi, non sono conquistatori. Il loro unico scopo è la distruzione. Ovviamente, a parte Khorne, che ogni tanto si alza dal suo trono e guida le sue legioni in battaglia, nessuno delle altre divinità aveva interesse nel prendere parte personalmente a questo gioco. E quindi si servivano di inviati, di emissari, per guidare le loro incursioni nel mondo di Warhammer. Ovviamente, gli dei del caos, fortunatamente per il mondo di Warhammer, sono estremamente litigiosi e quindi le loro rivalità hanno sempre evitato che si coalizzassero, si unissero, portando alla distruzione del mondo di Warhammer. Ovviamente ci sono stati dei momenti in cui gli dei del caos, in particolari occasioni, hanno fatto delle tregue, degli accordi e si sono uniti concedendo le loro benedizioni a un singolo individuo, un singolo campione, elevandolo dalla massa di tutti gli altri seguaci del caos. Questi campioni sono universalmente conosciuti come i dominatori della fine dei tempi. Come dicevo prima, nella tutta la storia del mondo di Warhammer, nei 5.000 anni di storia documentata del mondo di Warhammer, ci sono stati 6 campioni del caos, di cui Archaon è l'ultimo. Prima però di parlare di Archaon, vorrei parlare del primo campione del caos. Prima ancora che fossero creati i dominatori della fine dei tempi, gli dei del caos investirono un singolo mortale di tutti i loro poteri, ordinandogli di guidare le loro legioni in quella che era all'epoca la guerra che i demoni, che le legioni dei demoni fecero nei confronti degli elfi e del popolo degli antichi. L'umano in questione, scelto perché fu uno dei primi a inchinarsi agli dei del caos e a barattare la sua anima in cambio del potere eterno, si chiamava Belacor. Belacor era il seguace numero uno degli eserciti del caos, il generale delle legioni che discendevano dai poli, che ha guidato le orde del caos contro le civiltà degli uomini di Lucertola, contro le civiltà degli elfi, contro le civiltà dei nani e da ultimo contro le civiltà di umani, prima ancora della nascita dell'impero di Sigmar. C'è da dire che gli dei del caos furono estremamente generosi con il loro campione, il quale lì a loro volta li aveva ricompensati con innumerevoli uccisioni, li serviva molto fedelmente. Tuttavia il fato di questo campione non è dei più rosei, in quanto le tribù umane che periodicamente venivano assaltate dai demoni del caos iniziarono a venerare questa tenebrosa figura, questo essere ammantato di ombre che dall'alto della sua smisurata e sconfinata potenza guidava gli eserciti del caos. Questa cosa alimentò molto l'ego di Belacor, tanto da fargli credere che potesse a sua volta assurgere al rango di divinità, e iniziò a complottare e a tentare di sfidare gli dei del caos.
non ci provò direttamente subito con Korra, altrimenti molto probabilmente sarebbe stato decapitato, scelse di attaccare Tzinch, il dio dell'inganno e del mutamento. Ovviamente, per quanto elevato, per quanto esaltato, per quanto potere potesse aver ricevuto dagli dei del caos, Melkor era ed è rimasto una pedina in mano ai quattro poteri oscuri. E il suo tentativo, tra virgolette, di colpo di stato, di usurpare il potere di Tzinch, fallì miseramente. Tzinch, all'esito di questo colpo di stato, tra virgolette, fallito, punì il campione del caos. E per farlo, lo fece sprofondare nella pazzia. Melkor perse ogni appiglio alla sua antica conoscenza, ai suoi ricordi, al fatto di chi era prima, di quello che aveva fatto, e divenne semplicemente un'ombra al comando degli dei del caos. La maledizione di Tzinch purtroppo però non era finita. Quello che Tzinch fece fu punire il campione del caos per la sua arroganza nell'essersi considerato pari agli dei del caos e lo obbligò a diventare l'araldo, ossia colui che annunciava i conquistatori. Siccome investire in un unico campione non era appunto una strategia che si era rivelata vincente, visto che i campioni investiti di troppo potere poi pensavano di essere alla pari dei quattro dei del caos, si pensò di coronare un mortale di tanto in tanto che avesse dietro di sé il potere combinato, ma comunque limitato, dei quattro fratelli. E venne appunto creato il dominatore della fine dei tempi. Per incoronare questo campione, quindi per consacrarlo come generale di tutti gli eserciti del caos, si scelse di investire appunto lo spirito di Melkor. Quindi questo grande demone, sprofondato nella sua pazzia, di tanto in tanto nel corso dei millenni ha riacquisito la propria sanità mentale, quindi tutti i suoi ricordi, ed è stato obbligato dalle potenze di molto superiore alla sua a incoronare mano a mano i vari prescelti eterni che si sono susseguiti nel corso del tempo. Ovviamente Melkor ha cercato in tutti i modi e disperatamente la prima volta che gli è capitato di evitare questo destino, quindi di prendere il potere dei dei del caos nuovamente per sé ed essere di nuovo il generale invincibile che aveva sempre sognato di essere. Tuttavia la maledizione si è sempre dimostrata troppo forte e nel corso dei millenni Melkor ha incoronato Morkar, primo prescelto del caos, Vengel, tutti i vari prescelti che si sono susseguiti alla guida degli eserciti del caos. Tuttavia la natura del caos è così duttile che in più di un'occasione Melkor ha cercato di modificare il proprio destino. Accadde, un piccolo episodio che forse pochi si ricordano, accadde che nel momento in cui un enorme frammento di Warpietra caduta dalla luna del caos Morshilb, che orbita nel mondo di Warhammer, si schiantò nelle terre dell'impero e più precisamente nella città di Mordheim, Melkor riuscì, che in quel momento si era risvegliato visto che era stata prevista un'invasione del caos, riuscì ad assorbire talmente tanto potere grezzo da potersi muovere indipendentemente dalla sua maledizione. Quindi non era più schiavo degli dei del caos, ma aveva talmente tanto potere da essere immune al tocco di Tzinch. Diventò così la creatura nota come il Signore delle Ombre, ossia l'entità malvagia che abitava il centro del cratere di Mordheim. E vi dirò di più, Melkor in quelle circostanze riuscì addirittura a possedere il corpo del campione del caos successivo, Khardum l'Esaltato, un nome che è un rigo nelle pagine di background, ma che testimonia quanto forte fosse la volontà di Melkor di guidare gli eserciti del caos. Come dicevo, Melkor possiede il corpo del presunto prescelto eterno e riesce a modificarlo secondo le proprie sembianze. Quindi in quel momento Melkor aveva un corpo materiale che poteva appropriarsi della corona del dominio, che è l'oggetto, meglio l'elmo, che gli dei del caos usano per incoronare il loro campione. Tuttavia, anche qui l'ironia del fato fu tale che Melkor scoprì, pur avendo un corpo fisico che poteva toccare la corona, di non potersi allontanare dal centro di Mordheim, in quanto l'energia magica che lo sosteneva non gli permetteva di allontanarsi più di tanto senza ricadere nella sua pazzia. La frustrazione di Melkor fu talmente tanta che il potere grezzo che gli scorreva nel corpo dilaniò il corpo del campione e quindi, non essendoci più un campione da incoronare, l'impero e i regni degli uomini furono salvi per quella volta. Tuttavia Melkor fu di nuovo richiamato alla sua pazzia. L'ultima volta che Melkor si svegliò fu durante il periodo della Grande Guerra contro il Caos.
La grande guerra contro il caos, di cui vi parlerò nel prosieguo di questo video, è stato l'evento più grande prima della fine dei tempi, ossia quando i guerrieri del caos, per la prima volta dopo millenni, si riunirono sotto l'egida di un solo conquistatore, Asavar Kull il Consacrato. In quel momento Belacor era sveglio e senziente e iniziò a pensare che questa storia, tutto sommato, in eterno non poteva andare avanti. Adocchiò un'isoletta, Albione, nelle coste dell'impero, dove un insieme di monoliti e di energie magiche formavano una rete geomantica su uno dei nodi degli antichi. Era un corpo di energie poderoso che Belacor pensava di sfruttare per i propri scopi. Tuttavia, Magnus il Pio uccise Asavar Kull nella battaglia dei cancelli di Kilslev e quindi Belacor fu costretto nuovamente dalla sua maledizione a sprofondare nell'incoscienza e quindi di uscire di scena almeno per un periodo di tempo. Quando ormai i tempi erano maturi per l'incoronazione, siamo già molto tempo più avanti rispetto all'inizio delle grandi guerre contro il caos, quando ormai i tempi erano maturi per l'incoronazione di Arkaon, o meglio, quando il condottiero che sarebbe poi diventato Arkaon aveva quasi completato la sua ricerca dei tesori, Belacor tornò nuovamente alla coscienza. Si ricordò del suo piano di acquisire quel potere e cercò in tutti i modi di metterlo in atto disperatamente prima che Arkaon potesse completare la sua ricerca. Si mise in viaggio verso Albione, corruppe parte dei guardiani di quel potere, i cosiddetti emissari oscuri, e scatenò una guerra di proporzioni all'epoca gigantesche, ma che poi in realtà divennero una mera scaramuccia rispetto a quello che saranno le guerre poi future, per ottenere il controllo di quel potere. Vi riuscì parzialmente, questa guerra ebbe un pesante tributo per tutte le razze del mondo di Warhammer, e riuscì in maniera parziale in quanto Belacor riuscì ad ottenere talmente tanto potere da sfuggire a parte della sua maledizione. O meglio, sarebbe stato ancora obbligato ad incoronare i prescelti, ma non aveva talmente tanto potere da impedire a Tzinch di farlo ritornare nella pazzia. Quindi in questo momento abbiamo, nel momento in cui Belacor corona parte del suo piano, abbiamo un demone che è pronto alla sua vendetta nei confronti dei quattro dei del caos. E quale vendetta escogita Belacor per servirsi degli dei del caos, se non quella di corrompere alla nascita il migliore dei campioni degli dei del caos e farlo diventare un suo strumento? Ovviamente Belacor decide, con i suoi smisurati poteri, di riavvolgere il nastro del tempo e di tornare alla nascita del bambino che sarà conosciuto nel futuro col nome di Arkaon, di cui vi parlerò nella prossima puntata di questo video. E da questo punto parte la nostra storia che vi racconterò nella prossima puntata. Ovviamente, se il video vi è piaciuto, se avete domande, perplessità su quello che forse è il prologo di uno dei più grandi cattivi del mondo di Warhammer, fatecelo sapere commentando qui sotto nel nostro video o scrivendo sul nostro canale YouTube o sulla nostra pagina Facebook, perché questo personaggio riserva ancora un sacco di sorprese che piano piano adesso nelle prossime puntate andremo insieme a scoprire. Grazie e alla prossima puntata!